Un saluto a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Valle Foglia e Piano del Bruscolo Magazine. Prima di cominciare, come di consueto, vi ricordo i nostri contatti alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua, in sovrimpressione, trovate la mail oppure il numero di WhatsApp e vi ricordo che potete inviarci foto, video, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure dei semplici messaggi di testo. Ma partiamo subito con la prima notizia, perché lo scorso fine settimana a Sant'Angelo in Lizzola è stato inaugurato il nuovo cinema Teatro Giovanni Branca dopo i lavori di ristrutturazione e di messa in sicurezza della struttura. Un taglio del nastro che è stato accompagnato dall'inno nazionale eseguito dal corpo bandistico Giovanni Santi di Colbordo e noi vediamo il servizio. Abbiamo rimesso a nuovo il teatro Giovanni Branca a Sant'Angelo in Lizzola, l'abbiamo inaugurato e faremo in modo che insieme anche al Comune di Pesaro che ha le frazioni proprio confinanti con Sant'Angelo in Lizzola, cioè Ginestretto e Monticiccardo, fare in modo che rientri nella programmazione delle attività teatrali per i gruppi musicali, cinema, teatro auditorium per la musica, danza, per le scuole che ci sono in quella parte del territorio, quindi un teatro carino, 150 posti, eh, reso antisismico, ognifugo, quindi come oggi richiedono le nuove norme, quindi un'attività teatrale importante, stiamo lavorando per iniziare i lavori a breve del Teatro Giovanni Santi a Bottega di Vallefoglio in fondo via Libertà, vicino al Polo Scolastico, che sarà il teatro di questa vallata di circa 50.000 abitanti, perché i comuni confinanti non hanno un teatro e quindi probabilmente sarà utilizzato dalle scuole, perché è un tiro di schioppo da Pian del Bruscolo, dove ci sono 600 alunni delle scuole medie, ma da tutti i poli scolastici di questa vallata quindi cinema, teatro, musica, compagnie dialettali, cori, tutti quelli che hanno diciamo, delle attività che hanno a che fare con la musica, col teatro, col cinema e con le scuole. C'è sempre più un'attenzione di mettere a disposizione degli spazi per le attività culturali, teatrali, musicali, rivolte soprattutto alle nuove generazioni. E rimaniamo sempre sul territorio di Vallefoglie perché proprio questa settimana sono stati approvati i progetti per la partecipazione alle bando pubblico a favore dei comuni marchigiani per la realizzazione di aree di sosta e il miglioramento della sicurezza stradale. Il sindaco Palmirocchielli, insieme agli assessori, hanno comunicato nei giorni scorsi che sono stati approvati due importanti progetti per partecipare alle bando pubblico. Il primo riguarda il progetto per la realizzazione di otto aree di sosta per biciclette, attrezzate con colonnine per la ricarica, che dovranno sorgere entro un raggio di 200 metri dalle fermate dei bus. Il secondo progetto prevede invece la realizzazione di un nuovo marciapiede a Montecchio, che collegherà la strada statale con l'area dove sorgerà la nuova sede comunale, un'idea nata per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti in una delle zone centrali del territorio di Vallefoglia. E Adesso invece ci spostiamo a Montelabate, dove il sindaco Cinzia Ferri ha fatto il punto sulla situazione Covid in virtù anche dell'obbligatorietà del Green Pass che scatterà a partire dalle 15 di ottobre. Partendo però dall'ambiente scolastico, il sindaco si è soffermato come la scuola a Montelabate, dopo circa un mese, è iniziata in maniera molto positiva, noi ci ascoltiamo la sua intervista ai nostri microfoni. La scuola... A oggi non, non lo voglio dire troppo forte, e non abbiamo classi in quarantena, quindi sta funzionando tutto molto bene, nonostante abbiamo avuto un incremento altissimo di bambini e abbiamo dovuto implementare le classi, però siamo riusciti perché forse abbiamo anche delle scuole con molti spazi. Ad avere classi non più di 19-20 bambini, quindi eh, si riesce a mantenere il distanziamento. Comunque, devo dire che i ragazzi sono molto, molto bravi perché veramente loro tengono la mascherina, si igienizzano le mani molto più degli adulti. E gli insegnanti da noi non ci sono problematiche perché a quanto mi risulta sono tutti in regola con il Green Pass, quindi eh, per questo è, è positivo. È chiaro che l'imprevisto è dietro l'angolo, sappiamo che sotto i 12 anni la dose di, di vaccinazione non, è, non era contemplata, non è obbligatoria, non c'è, tra l'altro adesso sembra che si può fare, però ancora tutto nello stato embrionale vedremo, io spero che continui così, adesso il 15 di ottobre inizierà, in, entrerà in vigore il Green Pass e quindi già qui sarà un'amplificazione del problema, comunque a oggi i dati ci dicono che abbiamo 15 cittadini positivi, il camper vaccinale che è venuto a settembre nell'arco nel, nell di tre ore ha vaccinato 52 persone quindi è un ottimo risultato adesso lo ritroveremo di nuovo il 21 ottobre sia per i chiami che per le prime dosi per chi vuole mh, venire e magari vaccinarsi sarà presente dalle 9 alle 13. La situazione sembra, eh, attualmente sembra ferma e pacata. È chiaro che l'estate non è stata passata molto facilmente perché mh, a differenza del, dell'anno scorso Quest'anno purtroppo invece ci sono stati dei casi di positivi anche nonostante il caldo. La situazione mi preoccupa ma mi preoccupa perché abbiamo questa fascia di persone no Green Pass. Eh, che chiaramente forse anche ha ragione, non so, devono farsi il tampone ogni un giorno, sì, un giorno no, quindi economicamente è un, una, uno sborso, eh, però dall'altra abbiamo il, il governo che ci impone di far rispettare questa cosa, anche all'interno del comune, quindi anche qui abbiamo le problematiche, anche qui abbiamo dipendenti che non hanno attualmente il Green Pass. Come la risolveremo? Non lo so. Eh, sarà difficile, io spero soltanto che non si dovrà arrivare né qui né nelle aziende del nostro territorio delle scelte di mettere in aspettativa non retribuite ai dipendenti perché sinceramente credo che senza stipendio si faccia fatica molto ad andare avanti tenuto conto anche degli ultimi aumenti che ci sono stati E a proposito proprio di Covid, nella giornata di giovedì 7 ottobre il camper vaccinale ha fatto tappe in quelle di Monbaroccio dalle 14.30 alle 19, l'unità mobile è rimasta fissa all'ingresso del centro storico della cittadina ed ha vaccinato più di 30 persone. Fondamentale è stato l'aiuto dei volontari della protezione civile che hanno permesso il corretto svolgimento della procedura. Soddisfatto il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci, visto che nella buona affluenza di persone sono state numerose le prime dosi somministrate, il quale ha auspicato ad un possibile ritorno delle camper vaccinale all'interno del periodo dei mercatini che si aggira fra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. E dopo le recenti lamentele da parte di alcuni cittadini della città di Vallefoglia riguardante la fatiscenza di un edificio di proprietà privata che incombe pericolosamente lungo la strada che porta da Bottega verso Morciola, è intervenuta ai nostri microfoni la consigliera comunale del centro-destra per Vallefoglia, Carla Nicolini. Sentiamo il suo commento. Sappiamo tutti ormai la situazione di questa struttura che va avanti da parecchi anni, c'è un curatore fallimentare che se ne sta prendendo cura, ma anche l'amministrazione potrebbe fare la sua parte. C'è stato un progetto ambizioso anni fa, se non sbaglio, pubblicato in un giornalino del Comune Col Bordolo in cui poteva essere sviluppata come un centro commerciale era molto ambizioso ci sarebbe stata una sopraelevata e cosa mai è andata avanti e non si capisce il motivo perché si continua a dire la bella città di Valle Foglia poi entri in una città ormai anche come bottega perché è eh, numerosa di popolazione nella via principale trovi uno scempio del genere, non, eh, le persone non riescono a, fare, a capacitarsi di come mai l'amministrazione non prenda provvedimenti. Ci sono metodi e modi in cui l'amministrazione potrebbe muoversi, innanzitutto diffidando ehm, il proprietario, ma ci vuole anche la volontà di fare alcune cose. Purtroppo in questo momento siamo anche, stiamo dubitando anche se ci fosse per caso la presenza di amianto, quindi preghiamo l'amministrazione di prendere a cura e a cuore questo problema che viene segnalato ormai ciclicamente da tutti i cittadini di Pottega. Oltretutto il sindaco abita in questa frazione, quindi sa della situazione ma non si vede il vero impegno. E ci auguriamo che nel più breve tempo possibile ci facciano sapere come vogliono muoversi e quali provvedimenti prendere. Non è più ammissibile avere uno scempio del genere diciamo, in, in questa cittadina. Il problema dei rifiuti molto spesso è da attribuire a noi utenti perché perché lo, il senso civico non c'è per tutti ancora, ma mi sento di dire di dare parecchia colpa anche a Marchio Multiservizi, innanzitutto perché il servizio non è mai svolto come dovrebbe essere e noi abbiamo una convenzione, quindi le convenzioni andrebbero rispettate so che negli ultimi tempi non sia stata fatta la raccolta della carta della plastica, segnalata già ieri all'ufficio tecnico del Comune di Vallefoglia dove ho riscontrato tanta disponibilità da parte dell'ingegnere che ha avvisato subito Marche Multiservizi. Purtroppo manca ancora la cultura e il sapere di come eh, vadano smaltiti i rifiuti ingombranti, che sono quelli che poi vengono abbandonati più spesso e poi sono sempre negli stessi luoghi. Quindi, eh, ritengo opportuno eh, innanzitutto di mettere in questi luoghi anche delle telecamere perché non c'è più fine qua se no non si trova più rimedio. Non c'è la cultura della vera differenziata, purtroppo e mi dispiace, specialmente per questi atti che vediamo perché a volte non hanno senso. Premetto sempre dicendo che la colpa è sempre nostra, dell'utente, ma una parte do colpa anche eh, a chi gestisce i rifiuti perché non c'è l'informazione, quello che manca sempre qua da noi ho notato è l'informazione. Quindi eh, avevo già proposto anche eh, tempo addietro come consigliere nel Comune il Bordolo una campagna informativa. e Anche in questa ultima legislatura avevo riproposta l'assessore Calzolari, ma vorrei vedere l'impegno. Facciamo incontri per tutto, ci confrontiamo per tutto, per quello che si vuole, ma per quello che non si vuole, che sarebbe utile per tutti, non viene fatto. E sempre parlando di rifiuti, questa settimana ci è arrivata una segnalazione da parte di un cittadino di Vallefoglia per la pessima situazione in cui versi nel viale della Libertà, nella zona di bottega, l'area dedicata alla raccolta dei rifiuti. A fianco dei bidoni appositamente collocati, sono presenti ormai da tempo numerosi oggetti lasciati incustoditi come stendini di plastica, sedie e parti di un motore. E per non bastare, nell'area a fianco a quella appena descritta, sono stati gettati nei pressi di un canneto un'enorme quantità di calcinacci ed altri tipi di macerie che tuttora non sono stati raccolti. Ed ora passiamo a parlare di Gradara, territorio che ricordiamo fa parte dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo e che in questa settimana ha visto la riconferma per il suo secondo mandato del sindaco Filippo Gasperi, un primo cittadino che ha dovuto superare il quorum del 40% nonostante non ci fosse nessun candidato avversario. Sentiamo l'intervista che ha rilasciato il nuovo sindaco Gasperi che ha parlato di progetti futuri ma anche di turismo. Quest'anno per la prima volta Gradara si è trovata. Gli elettori di Gradara si sono trovati di fronte a una, una sola lista. Non so, nel, nel futuro, nel passato prossimo, insomma, non c'è stata nessuna esperienza di questo tipo, mi immagino anche negli anni passati. E una prima volta non è, non è bello, non è una cosa positiva sia dal punto di vista di chi si candida, cioè dalla nostra lista, perché avere comunque un avversario serve, serve per mantenere alta l'attenzione, per avere anche un punto di vista alternativo rispetto al proprio, e dal punto di vista anche democratico e della eh, partecipazione della comunità. Purtroppo nessun'altra nessun lista si è, si è presentata, quindi eramo, siamo trovati da soli a correre per questa tornata elettorale. Il timore qual era? Il timore era quello di non eh, riuscire a raggiungere un quorum che è stato fissato al 40%, mentre precedentemente era al 50%, ma con un, DL, eh, un DPCM di questo inverno è stato abbassato, causa chiaramente pandemia e Covid, al 40%. Eh, siamo arrivati a un 50%, quindi una percentuale più che soddisfacente. Il numero complessivo di elettori sono 1750 che ci hanno dato eh, il sostegno e la fiducia è comunque superiore a quello di 5 anni fa, del 2016, quindi comunque un dato anche questo positivo. E in ogni caso eh, ci troviamo di fronte a una percentuale comunque dal punto di vista a termini assoluti bassa, bassa che purtroppo è in linea con un andamento nazionale, abbiamo visto. Anche nelle altre città, anche nelle città grandi come Torino, ad esempio, una, davvero una scarsa partecipazione a queste elezioni. Quello che, che possiamo fare noi è quello di cercare di mettere in pratica tutte quelle attività, quelle azioni che cercano di, che cercano di ricollegare eh, la parte diciamo, che non si è presentata al voto perché non l'ha ritenuto eh, importante comunque, o, per, mh, o per i vari motivi. Un altro eh, progetto importante che vedrà il compimento questo secondo mandato. È la, la Scuola Media Nuova. È in Gradara ha un edificio scolastico di primaria di uh, secondo grado che è datato. Quindi abbiamo avviato da un, un anno e mezzo la realizzazione di un progetto della, scuola, della nuova scuola media che attualmente è alla fase esecutiva, quindi siamo vicini insomma, ad avere un progetto definitivo in mano. Nei prossimi mesi verrà dato l'avvio alla gara d'appalto e quindi, verosimilmente nei primi Mesi del 2022 e cominceranno anche i lavori. La nuova scuola media è un progetto realizzato dall'architetto Michele Bonini ed è un edificio enzeb, quindi sono quegli edifici che garantiscono la massima efficienza termica ed energetica. Quindi è un edificio ad emissioni zero, costruito con le moderne tecniche di costruzione in bioedilizia e garantirà spazi adeguati, fruibili e con tutte le nuove tecnologie che meritano adesso i nostri ragazzi per una scuola diciamo, che è cambiata in questi anni e che ha bisogno di spazi anche che sono cresciuti con lei. Non solo il progetto Nuova Scuola per Gradara, con il comune che continua a puntare forte sul turismo e alla sinergia con Pesaro e Gabicce Mare. Diciamo che finalmente si, è, si sta capendo insomma, un po' da tutte le parti che non è più possibile fare promozione turistica e culturale da soli, ma è fondamentale mettersi in rete e trovare quelle realtà, quei soggetti che hanno delle affinità comuni. Nel, nel nostro caso, con la collaborazione del comune di, di Pesaro, del comune di Bicemare dell e dell'ente Parco San Bartolo, è nata la Riviera del San Bartolo, che è un nuovo distretto turistico. Stiamo lavorando adesso per il riconoscimento anche dal punto di vista della regione Marche, una ricchezza questa che nessuno ci può portare via. Nella sfida insomma, adesso, negli ultimi anni insomma, e nel futuro della globalizzazione, questa identità è nostra e va tutelata e va rafforzata. E' questo è quello che ci proponiamo di fare ancora in questi cinque anni, sempre in rete e collaborando con la realtà vicina. Ed ora ci spostiamo nel territorio di Tavuglia, dove il comune ha organizzato per la giornata di domenica 17 ottobre la sesta edizione della cicloturistica in mountain bike. Il percorso in bicicletta, che sarà un vero tour alla scoperta del territorio tavugliese, partirà da Padiglione con il ritrovo fissato per le ore 8 davanti al bar Il Lucale. Da lì il tragitto prevederà lo spostamento per Babucce, Tavuglia, Belvedere Fogliense e Rio Salso per poi terminare la corsa nuovamente a Padiglione, dove verrà offerto un aperitivo a tutti i partecipanti della ciclo turistica. E ora torniamo a parlare nuovamente del territorio di Valle Foglia, perché in settimane il sindaco Palmierucchielli ha approfondito ai nostri microfoni l'argomento riguardante la costruzione del nuovo comune a Montecchio. La struttura, che lo ricordiamo avrà dimora in zona Pio La Torre a Montecchio, sarà ultimata probabilmente nella primavera del 2022. Vediamo. Il nuovo comune a Montecchio è in via Pio La Torre, a fianco alla Casa della Salute, alla Palestra e alla Scuola Federico da Montefeltro. Sono a buon punto i lavori, c'è già la, la, lo scheletro in legno, eh, a giorni dovrebbero iniziare a montare la copertura e poi diciamo che entro l'anno, la primavera prossima, dovremmo eh, poter iniziare ad utilizzarlo abbiamo avuto anche fortuna sia per il teatro che per il comune di aver fatto tutti gli appalti prima perché oggi come si sa con la scarsità delle materie prime e l'aumento dei prezzi sarebbe stato un bel problema ecco, quindi eh, speriamo di poter razionalizzare perché oggi abbiamo diciamo, eh, quattro sedi per la verità Sant'Angelo e col Colbordo dove rimarranno alcuni uffici soprattutto per le persone più anziane e Montecchio e Morciola, quindi abbiamo necessità di rendere più funzionali, di contenere i costi e di avere una struttura dove ci sono quasi 13.000 persone che oggi sono diciamo, costrette ad andare nelle colline e quindi avranno nuovi servizi importanti. E poi quando uno va in comune va alla Casa della Salute, va in palestra, fa tutte le attività, va a scuola, concentrate in un luogo centrale come è Montecchio, e oramai sempre più via Pio La Torre è il luogo dove gravitano diciamo, un po' anche le altre realtà, gli altri comuni confinanti, perché ci sono lì almeno 20-30 attività diciamo, commerciali, c'è la casa della salute, c'è una palestra, ci sono le scuole, ci sono tutta una serie di attività anche private, le farmacie, le cose insomma che consentono anche quelli di passaggio che vanno sulla eh, vallata del Foglia lungo la Fogliense, la viabilità che è diventata statale e comunque tutti quelli che gravitano eh, per lavoro, per attività diciamo, commerciali ma anche per la spesa dei supermercati eh, diventa un luogo centrale tant'è che stiamo pensando di rifare a fine novembre probabilmente anche la mostra mercato dell'olio extravergine d'oliva, del tartufo, del melograno e forse anche dei funghi, perché sono tutte attività e tutti i prodotti che ci sono anche a Vallefoglia. Ed ora concludiamo parlando di sport, dove si è conclusa con una sconfitta l'ultima partita di precampionato giocata dalla Megabox Vallefoglia prima del debutto che avverrà domenica 10 ottobre in campionato a Conegliano. Nelle weekend scorse, infatti. La squadra delle presidenti Ivano Angeli ha partecipato alla seconda edizione delle Trofeo Città di Scandicci, dove nella prima partita ha trionfato contro la Bisonte Firenze per 3-1, per poi perdere nella giornata di domenica la finale per 3-1 contro la Savino del Benevolley. Sempre la Megabox Vallefoglia in settimana ha dato il via alla campagna abbonamenti per la stagione 21-22, con le tariffe che seguiranno tre fasce di prezzo, in base alla dislocazione dei posti all'interno delle Pala Carneroli di Urbino, dove le biancoverdi disputeranno le 13 partite casalinghe di regular season. Dalla pallavolo, ora ci spostiamo alle calcio perché nel weekend delle campionato di Eccellenza l'Atletico Gallo ha ottenuto la prima vittoria in campionato superando per 2 a 1 il Calcio Atletico Ascoli. Nelle campionato di Promozione, invece, arriva la seconda sconfitta stagionale per il K-Sport Montecchio, che, uscendo sconfitto per 1 a 0 dal campo della passatempese Tempese ha ottenuto sin qui solamente due punti nelle quattro giornate. Percorso diverso invece per il Valfoglia, che continua il filotto di risultati utili consecutivi, pareggiando fuori casa per 1-1 contro la Filotranese. Per quanto riguarda invece il campionato di prima categoria, arriva la seconda giornata la prima vittoria per l'Osteria Nuova, che nelle match casalingo disputato sabato si è imposto per 2-1 sulle Monte Calvo. Prima vittoria invece rinviata per l'Atletico Tavuglia, che sul proprio campo non è andato oltre lo 0-0 contro l'Avadese Calcio. E con lo sport si conclude questa seconda puntata delle Valle Foglie Pian del Bruscolo Magazine. Io vi ringrazio come sempre per essere stati qua con noi su Rossini TV. Vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo, il 15 di ottobre, e vi auguro un buon proseguimento di serata.